Sono Bruno Zevi, architetto e storico e critico dell'architettura, che ogni tanto ha smesso di studiare, di fare delle ricerche per dedicarsi alla lotta politica. Dal Teatro Parioli in Roma, il Maurizio Costanzo Show. Questa sera devo dire che è uno contro tutti un po' particolare, perché la persona che sto per presentarvi è veramente lui contro tutti, cioè nel senso che non sono gli altri più o meno contro di lui, è lui che naturalmente da sempre, da anni immemorabili, è contro tutti. Lui è presidente onorario del Partito Radicale, ma è uno dei più famosi architetti che ci sono in Europa e nel mondo, è il professor Bruno Zevi. Ben arrivato. Metto qua Socialismo liberale di Carlo Rosselli. Sì. Poi c'è un altro libro che butto via. Ma quello è il suo. No, quella lì è la mia vita, è una vita sprecata. Ma non quello lo voglio è il suo. Vedere. Voglio ma cambiare fa... vita, via. Non lo voglio vedere quel libro, via. Zevi su Zevi, via, vieni Valentino. Non lo voglio vedere. Ma come si fa? Architettura come profezia, ah, Marsilio. Quella è l'unica cosa bella. Mi dispiace, lo faccio vedere? No, non lo faccio vedere, vedere questo, che è la cosa importante. Questo, va bene. Socialismo liberale. Sì, ma io non Carlo sono Rosselli. Capace di buttare un libro, mi dispiace. Ma lo butto io. Dai. Siamo a un passo dal Pantheon. E il Pantheon è caratterizzato dall'emergenza della sua cupola in una forma schiacciata e resa ancora più pesante e gravida dalla serie di gradoni che ci sono all'imposta. Ora qui, vicino a questo monumento della Roma antica, Borromini costruisce Sant'Ivo e configurandone la cupola, in fondo ripete, nella parte bassa, ripete proprio i gradoni del Pantheon. Ma laddove il Pantheon termina, schiacciato, basso, statico, a quel punto lì Borromini crea questa inversione di tendenza, questa dissonanza e costruisce la lanterna estremamente slanciata e infine il cupolino a spirale. Quindi a Sant'Ivo noi abbiamo l'esempio in fondo più convincente di questo principio della dissonanza che caratterizza l'architettura di Borromini rispetto alla tradizione. La sua sigla? Dal basso verso l'alto. Architettura organica, immanente, fatta per l'uomo, non per simboli ultraterreni. Ecco. Dal basso verso l'alto, cioè in senso contrario a quello di tutte le altre cupole di Roma. Questo genio americano, il più grande architetto non della nostra epoca, ma forse di tutte le epoche, grande almeno come Michelangelo e Borromini, Frank Lloyd Wright si è trovato ad agire al principio del secolo fino alla morte in una società che diceva le case per tutti, le case standardizzate, le case prodotte in serie, e lui diceva no, per ogni individuo uno stile, per ogni architettura una espressione individuale. Allora, chi ha vinto? Ha vinto Wright. Oggi nessuno più vuole le case in serie e tutti soffrono di avere delle case uniformi, standardizzate. Ognuno vuole esprimere attraverso la casa se stesso, vuole una casa personalizzata. Reima Pietilà, che dal centro Dipoli passa
alla residenza presidenziale di Helsinki senza alterare minimamente il linguaggio. Jörn Utzon, che calamita il cielo per rovesciarlo nell'opera di Sidney. Jean Renanui, che nelle case di Évry esclude qualsiasi ortogonalità. Gunther Benisch, dalle Olimpiadi di Monaco all'asilo di Stoccarda. Zvi Ecker, dalle cellule di Gerusalemme alla spirale intrecciata della scuola di Berlino. Daniel Libeskind, dalla spezzata e nelle riseghe del museo di Berlino. Frank Gehry, in ogni sua anomalia e soprattutto nel centro americano di Parigi. Ed altri, tra cui annoveriamo Dominique, Olain, Parang, Sireni, Kikutake, Wines e tutti coloro che abbiamo invitato, ad essi va ascritto questo grandissimo merito. Hanno strutturato un linguaggio che consente lo scambio intenso e fluido tra il messaggio irrepetibile del genio e gli apporti democratici e popolari. Entro al tennis come un bruto e esco al tennis soave, danzante, saltellante, no? Perché per me il tennis è il check-up della salute. Dopodiché comincio a lavorare, continuamente sono interrotto dalla rivista. La rivista è un'attività sistematica, no? Mi chiamano ogni 2 ore, ogni 3 ore, quando serve io do la precedenza alla rivista più di che ogni altra cosa, poi libri, poi l'articolo dell'Espresso, poi basta, ecco. Poi mangio, sempre mangio benissimo, e subito dopo mangiato vado, faccio la pendichella, non è vero? Un'oretta, o anche un'oretta e mezza, eccetera, basta, è uno sbadiglio, della mia giornata non c'è niente da dire, perché io sono un uomo di periferia, mentre tutti sono uomini del centro storico, e quindi chiusi in quelle strade, sempre con le memorie, sempre con la testa indietro a pensare al passato, perché c'è la Roma barocca, la Roma rinascimentale, la Roma medievale, la Roma romana, cioè io sono un uomo di periferia, quindi un uomo di libertà, quindi un uomo di modernità che pensa non, sì certo, come storico penso e studio la città antica, ma non è che mi limito alla città antica, non è che mi limito a questa posizione anacronistica rispetto al passato, ma invece vedo la città nuova, ma in più la libertà, perfino direi l'anarchia, perfino direi il disordine, perché il disordine è democratico e l'ordine è militare e dittatoriale, capito? The great architects have not studied and they have learned by themselves. Frank Lloyd Wright did not have a degree, Le Corbusier did not have a degree. In Italy, Carlo Scarpa, who is the best architect in the last 50 years, did not have a degree, and so on. At the beginning I was giving advice not to go to school. Now I don't, because the people who do not take a degree, sometimes they suffer so much for not taking a degree. That would be much better that they get the degree and forget about it. Professor Bruno Zevi is an Italian architectural historian of an international renown. He was professor of the history of architecture at the University of Venice and at the University of Rome. At present, he is a member of the Italian Chamber of Deputies. He is the author of many books which have gained him an international reputation. His views on architectural history and theory
as expressed in his numerous books and papers, and the prestigious journal L'Architettura, which he has edited since 1955, are highly original and influential. Professor Zevi was born in Rome in 1918 and is a graduate of the Harvard School of Design and the Faculty of Architecture at the University of Rome. He maintains close links with Israel, where he has family and professional ties. There are few architectural historians of his stature in the world today. Everybody who has said something new in architecture, of course, thought what he had learned. For tradition, I mean, if you want to create something, you cannot obey to a tradition, because you are breaking the tradition, because you are inventing something new. New words in an old language, and therefore there is the clash between the words, which is the original thing, and the language, which is the traditional thing. Che ogni apporto originale viene criticato, bocciato, dileggiato in questo paese di persone che sono stanche prima ancora di nascere. Sono stanche, nascono stanchi e quindi non hanno la gioia e la curiosità di vedere il nuovo. Niente, vogliono le consuetudini, vogliono vivere come viveva non il padre, ma il nonno, il bisnonno, il trisnonno. Una mentalità passiva, una mentalità priva di creatività e quindi di gioia. E io vivo ancora con quello che mi ha lasciato lui. Io non ho mai combinato niente economicamente, insomma, io vivo, e questo mi ha dato sempre una grande forza, no? L'indipendenza economica, il fatto che non mi volevano affamare, non mi potevano comprare, perché io mi aveva già comprato mio nonno, non è vero che, è stata una forza determinante nella mia vita, la libertà economica. Per gli ebrei il denaro significa libertà, capisce? Se lei ha il denaro quando c'è l'antisemitismo, allora lei non va a finire a Auschwitz e va a finire invece in America, perché lei ha i quattrini abbastanza per andare in America e salvarsi. In the case of Israel, 50 years were needed to to build up an identity of Israel. It is significant even in architecture, the fact of having this Bauhaus, called Bauhaus Tel Aviv. Well, why? Because they wanted Israeli architecture, which was an absurdity, but they wanted, was a slogan. But now they say, no, the Israeli architecture is not Israeli, but it's Bauhaus. In other words, and it's true, because among other things, it's also good. Why the Israeli architecture was enough to be Israeli, even if it was awful, even if it did not exist. Now, the Israeli architecture exists, and it exists in so much as the Israeli architects had inherited, obviously, I mean, international culture. Io vorrei spostare il discorso con il riparatore e parlare di Leopardi. Dunque, io ho un grande dubbio. Insomma, non vuole chiedere scusa. Ma no, io spero che lei sia interessato in quello che sto per dire. Mi tormenta un dubbio. Tutti sanno che l'infinito di Leopardi non è vero. Dice, dall'ultimo orizzonte il guardo è scritto. Tutti sanno che nel manoscritto di questa poesia prima c'era scritto, invece che dall'ultimo orizzonte, c'era scritto dall'estremo confine. Ora, io ho sempre difeso Leopardi, anzi, in una conferenza che ho fatto al Congresso Mondiale degli Architetti a Montreal, sul tema la luce come strumento dell'architettura, io prima ho parlato di Anita Ekberg,
quella, ecco, dentro Fontana. Perché mi sono ricordato che Fellini diceva di lei che era fosforescente, cioè emanava luce. Poi ho parlato di Leopardi e ho detto, vedete, l'estremo confine è bellissimo, la cosa, dall'estremo confine mi guardo e scudo. Però manca luce, confine non c'è luce. Mentre quando lui ha detto dall'ultimo orizzonte, lui ha immesso, ha iniettato dentro questa parola della luce. Beh, sapete, dopo che io ho fatto questa bella conferenza di, celebrando questa correzione che Leopardi ha fatto, io adesso sono in dubbio, perché mi sembra che la luminosità di questa parola, orizzonte è un fatto ottimistico, mentre il confine non è un fatto ottimistico, il confine delimita, è un po' la morte, delimita, quindi è un po' la morte, mentre l'orizzonte, difendersi, cioè schermarsi dall'ultimo orizzonte, adesso io sono in dubbio. Chiudo in chiave personale. Ho quasi 80 anni, sto benissimo. Con la controstoria dell'architettura in Italia ho completato il mio programma di lavoro. Gioco a tennis tutte le mattine. Dal 1943 mi considero un sopravvissuto, essendo sfuggito senza motivo allo sterminio della mia gente. Quindi penso alla morte serenamente, al modo di Benedetto Croce, il quale narrava che quando gli capitava di pensare alla morte, si ricordava di un suo amico, chirurgo napoletano, che mentre operava, sentendosi mancare, prese il bisturi, lo consegnò a un suo aiuto e disse: continua tu. Io sono felice perché so che in qualsiasi momento, sentendomi mancare, posso rivolgermi a voi dicendo: continua tu. Grazie.